Chiedetelo alla protezione civile, sinceramente. Una domanda legittima che sono il primo a pormi. Noi non abbiamo la palla di vetro, sappiamo che le previsioni meteo sono previsioni, quindi non sono elementi di certezza, però sinceramente quando c'è una nevicata che Napoli non ha mai avuto e la sera prima ci dicono che la mattina dopo non nevica e poi ci troviamo a dover mettere un'ordinanza alle 6 del mattino, immaginate com'è complicato. Ci mettono un bollettino giallo e il giorno dopo, per la prima volta nella storia di questa città, abbiamo il vento a 130 km orari, dove contiamo milioni di euro di danni, ancora una città ferita, persone ferite, un morto. Due volte che c'è l'allerta arancione, stiamo tra la pioggia e il sole, cioè fenomeni atmosferici normali. Quindi è una situazione davvero preoccupante. Noi abbiamo dovuto per forza fare quel provvedimento ieri perché tra l'altro avevamo una relazione molto concreta della dirigente del Verde, perché la città è ancora ferita, abbiamo ancora situazioni che stiamo verificando, ci sono ancora situazioni di pericolo. In queste cose sinceramente io penso sempre e prima e comunque di fronte a quei dati alla sicurezza dei cittadini. Poi è molto facile dopo dire ma c'è il sole, perfetto, ma noi non siamo né... cioè non abbiamo la palla di vetro, siamo anche noi sconcertati del fatto che non si riesca a prevedere meglio. Per quanto mi riguarda, so che ci sarebbe scientificamente la possibilità di prevedere meglio, lo fanno quando devono fare le strategie militari, quando si tratta di avere le previsioni meteo nelle operazioni belliche, le previsioni meteo sono precisissime. So che questo non avviene per la protezione civile nazionale, per la sicurezza dei cittadini, perché non si investono sufficienti risorse economiche. Quindi i miei concittadini possono stare tranquilli che di fronte al quadro che mi viene presentato, noi ogni volta facciamo delle riunioni molto accurate, molto precise, molto dettagliate, con i dati che abbiamo cerchiamo di prendere le decisioni migliori guardando sempre nel dubbio alla sicurezza delle persone.